Grazie al vero test per Catania e le abitudini dei suoi cittadini. Da oggi multe salate per chi elude l'ordinanza del sindaco che fissa dalle 19 alle 23 la fascia oraria per il conferimento dei rifiuti. Alle 10, ad una prima indagine lungo uno slalom tra i cassonetti della città, passando dai quartieri più popolari e poi al centro, la situazione sembrerebbe pareggiarsi. Già di prima mattina, partendo dal viale Mariola Pisardi e le zone circostanti, contenitori per metà occupati dall'indifferenziata, dalla plastica e quant'altro umido compreso. Secondo lei i catanesi sono pronti per adeguarsi alle regole? Penso in parecchi quartieri no, meno dove vivo io no. Io sono della zona del Garibaldi, E lì quindi le sembra che ancora non è stata recepita? Completamente. Direzione Corso Italia. I livelli, che da oggi dovrebbero essere azzerati, si abbassano rispetto ai quartieri popolari e l'ordinanza sembra così aver attecchito. Oltretutto al Corso Italia c'è anche il personale che pulisce le strade anche i giorni festivi, mentre negli altri posti. Non tutti però condividono e c'è anche chi storce il naso per un limite orario che crea problemi soprattutto agli anziani e alle famiglie tocca riorganizzarsi. Questo è uno degli aspetti del problema, sicuramente, dalle 19 e poi magari quando uno esce di pomeriggio, di sera, la puzza nelle strade, insomma, dispiacevole. Ma... Grazie.